La voce che sentite, adesso fra poco vedrete anche il mio viso, è di Valentina Giannini, sono un'insegnante di italiano e storia del Navarra. Iniziamo questa giornata per le prime che sono arrivate da noi quest'anno. Posso già dire che il nostro istituto ha sempre dato molta importanza alla celebrazione del Giorno della Memoria. E abbiamo sempre organizzato delle attività che hanno previsto anche delle uscite nel territorio il più possibile, attività all'interno dell'istituto. Ci siamo sempre spesi per cercare di fare di questa giornata una giornata che potesse essere significativa per tutti. Quest'anno la pandemia non ci ha reso possibile fare quello che avevamo sempre fatto, però abbiamo costruito una giornata che ha già attirato il plauso anche dei giornali locali, dei media, che è una giornata che vi porterà a fare un viaggio. Già adesso state vedendo qualcuno per la strada, vedete il professor Alessandrini. Per la strada vedete il professore Giatti, eccolo che sta facendo segni. Quello che stiamo cercando, che cercheremo di fare questa mattina, sarà portarvi a fare un'esperienza purtroppo virtuale, come tante esperienze di questo momento, ma un'esperienza che possa essere dotata di senso, un'esperienza che possa essere significativa per voi, un'esperienza che ci vedrà toccare alcuni luoghi importanti del territorio ferrarese. Saremo nella nostra città, Ferrara, e fra poco cederò la parola a una persona che vi spiegherà quanto la presenza ebraica sia stata importante e significativa nella nostra città. Andremo a Bologna, andremo in provincia di Ferrara, andremo al MAF, a San Bartolomeo in Bosco, il Museo della Civiltà Contadina, e andremo, ci muoveremo anche all'interno del MEIS, il museo che forse alcuni di voi conoscono già, il Museo dell'Ebraismo e della Shoah. E ci muoveremo all'interno del centro di Ferrara. La nostra visita virtuale poi si concluderà con un momento di confronto e di dibattito, di eventuali domande tra di noi, e davvero l'auspicio è quello che possa restituirvi il senso dell'impegno che la nostra scuola ha sempre profuso per celebrare nel modo più giusto, più partecipativo e più degno questa giornata della memoria. Ho presente il professore Dario Poppi e quindi invito tutti, come vi ho detto, a chiudere il microfono e ad oscurare la videocamera da questo momento. Grazie, Dario. Posso andare? Bene. Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Dario Poppi, sono un ex insegnante del Navarra. Mi è stato chiesto di intervenire per la giornata della memoria e io ho accettato ben volentieri. Sono sempre ben contento di partecipare a queste iniziative. Allora, vedete, noi siamo in via Contrari, una via del centro storico di Ferrara, che è proprio adiacente, vicina alla sinagoga, al luogo di culto degli ebrei, che è in via Mazzini. Noi siamo qua in via Contrari. E perché siamo qua? Siamo qua perché nella casa di fronte, che adesso il professore Alessandrini vi farà vedere, al numero 41, ecco, io sono nato qua in questa casa, ma qual è la particolarità? Perché questa casa è stata abitata per tanti anni da ebrei. E poi vi spiegherò cosa c'entro io con gli ebrei. Volevo solo fare una precisazione molto importante. Oggi è il 27 gennaio, che è stata la giornata che lo Stato ha dedicato alla memoria. La memoria di che cosa? Giornata della memoria di che cosa? Memoria della Shoah, dell'Olocausto, cioè vuol dire di un genocidio, uccisione di un popolo di 6 milioni di ebrei. E vedete, la memoria è molto importante soprattutto per i giovani e noi adulti dovremo sempre fare un esercizio di memoria perché voi non conoscete certe
certe cose. Queste situazioni di cui parliamo oggi sono avvenute 80 anni fa, 75 anni fa, e voi non le conoscete. E perché è importante fare memoria, soprattutto per i giovani? È importante perché la memoria vi consente di conoscere delle cose del passato, per poi riflettere, e perché queste cose vi potranno servire per il presente e anche per il futuro. Vedete? Perché soprattutto perché queste cose poi non accadono più. Ecco, allora, questa è la premessa. Tre termini che voi forse non sapete. Che cosa vuol dire Shoah? Shoah vuol dire sterminio, vuol dire uccisione di migliaia di persone, milioni, perché durante il periodo nazista sono morte più di 6 milioni di ebrei. Sono stati uccisi 200.000 zingari, 250.000 disabili, cioè tutte quelle persone che i nazisti consideravano dannosi per la propria razza, questa razza ariana, un'ipotetica razza di persone superiori. Ecco, un'altra cosa che non sapete, allora abbiamo detto Shoah, che vuol dire appunto sterminio, persecuzione, sterminio di genti. E poi c'è anche un altro termine che viene spesso usato, olocausto. Olocausto è una parola greca che significava il sacrificio che i greci, gli antichi greci e gli antichi ebrei facevano, sacrificavano degli animali, degli agnelli, dei capretti, dei tori, per ingraziarsi gli dèi, le divinità, e per espiare i propri peccati. Va bene? Ecco. Cosa c'entra questo? Non è che i nazisti volessero ingraziarsi, ecco, però viene usato lo stesso questo termine, olocausto. E viene usato anche un altro termine, antisemitismo, che vuol dire odio verso gli ebrei. Gli ebrei fin dalle antichità, sono sempre stati perseguitati, si dice per motivi religiosi. Sono infatti stati anche, fra le altre cose, accusati di essere stati gli uccisori di Gesù. Bene, allora detto questo, abbiamo detto che cosa, perché oggi parliamo della memoria, che è molto importante. Vi ho spiegato cosa vuol dire Shoah, Olocausto e antisemitismo. Ecco, bene, e adesso vi spiego perché siamo qua. Allora, vedete, via Contrari, questa casa porta il numero 41. Ecco, io sono nato in questa casa e mio nonno era un ebreo di famiglia ebrea. Pare, io ho fatto delle ricerche ma non sono ancora arrivato al termine, pare che fossero ebrei scappati, cioè cacciati dalla Spagna alla fine del 400, esattamente nel 1492. Quando Cristoforo Colombo scoperse l'America. Ecco, furono cacciati dalla regina cattolica Isabella. Molti ebrei scapparono dalla Spagna e si rifugiarono, chi in Africa, chi in Russia, chi sulle coste dell'Adriatico. Mio nonno ha comprato questa casa. Dopo, alla fine della guerra, dopo che avevano bombardato la sua casa, lui abitava vicino a Viale Cavour, in via Alberto Loglio. Con la casa bombardata è stato costretto a comprare un'altra casa. E questa casa si sa che è stata abitata fin dai secoli passati da ebrei. Qui non siamo nel ghetto, eh? Via Contrari non fa parte del ghetto, è adiacente al ghetto. Il ghetto, dove gli ebrei furono rinchiusi dal 1627 fino al 1861 circa, durante la proclamazione del Regno d'Italia, il ghetto, gli ebrei furono rinchiusi in queste tre vie, vie proprio del centro storico di Ferrara, via Mazzini, via Vigna Tagliata e via Vittoria. Qua siamo in via Contrari che è proprio adiacente. Allora, adesso io entro un attimo nell'androne, vi faccio vedere un po' la tipologia della casa. Ecco. Ecco, vedete, questa casa ha una grande entrata,
poi c'è un cortile e la particolarità di molte case degli ebrei è che hanno un'entrata principale e poi hanno un'uscita secondaria. Perché? Siccome gli ebrei sono sempre stati perseguitati, come vi dicevo prima, hanno sempre avuto il bisogno di procurarsi una via di fuga per poter scappare in caso di persecuzioni. E infatti, adesso non riusciamo perché non so se riusciamo a far vedere dove, no, non, il professore mi dice che non riusciamo a farvi vedere qual è la via di fuga. Comunque, in fondo, a questo cortile c'è una piccola porta, che dà su un vicolo. Ecco, quella è la via di fuga. Poi, bene, allora, vi dicevo, che, mio nonno materno, cioè il papà di mia mamma, era di origine ebraica. Che cosa ha fatto? Lui era ebreo, però mia mamma non era ebrea. Come mai? Perché per gli ebrei tu sei ebreo solo se hai la mamma, perché la mamma è sempre certa. Perciò mio nonno aveva fatto un matrimonio misto, cioè non aveva sposato un ebreo, aveva sposato una cattolica. E allora, siccome mia nonna era una cattolica, i figli nati da questo matrimonio non erano ebrei, d'accordo? Però i nazisti, ecco, i nazisti, dicevo, hanno perseguitato lo stesso anche i figli nati da matrimoni misti. Va bene? E avrei altre cose purtroppo da dirvi, ma il tempo, devo smettere? Dario, Ecco, visto che hai passiamo la parola iniziato ad Irene, che è una vostra compagna di quinta A, la quale aveva anche lei dei nonni di origine ebraica. Sì, anche io come il prof vengo da una famiglia di origine ebraica e la mia bisnonna ha fatto un matrimonio cristiano, Carmen Finzi. E sfuggì con il matrimonio cristiano appunto al primo rastrellamento degli ebrei e salvandosi quindi dal campo di concentramento perché i rastrellamenti di ebrei misti arrivavano in un secondo momento, quindi si salvò perché a Ferrara il secondo rastrellamento degli ebrei misti, quindi metà ebrea, metà cristiana, non arrivò. Quindi così si riuscì a salvare. Come lei, tutto il resto della sua famiglia era ebraica e invece fu deportata ad Auschwitz. E io posso dire di avere la fortuna di avere una famiglia che fu l'unica famiglia italiana a tornare completa dal campo di concentramento di Auschwitz, qui a Ferrara, e l'ultimo della mia famiglia, Franco, è morto un anno fa. Grazie. Grazie Irene, la ragazza, la studentessa che ha parlato, che è Irene Gullini. Vedo anche il preside. Preside, buongiorno, vuole dare un saluto. Buongiorno, buongiorno, salve a tutti, complimenti per l'iniziativa che è straordinaria, che è stata anche celebrata dai media, dai quotidiani, dalla TV locale, perché è veramente di grandissima qualità. Un grande, grande grazie a tutta l'organizzazione e ai ragazzi, sono veramente orgoglioso di voi. Scusate il ritardo, stavamo lavorando per l'organizzazione insieme a Roberto Orlandi. Grazie mille, Preside, grazie a lei di promuovere sempre iniziative così di valore e così significative. Allora, abbiamo salutato Dario Poppi con Irene Gullini della classe Quinta M e adesso cederei la parola al professor Giatti che è in collegamento dal MAF, dal Museo del Mondo Agricolo Ferrarese che si trova a San Bartolomeo Apostolo. Professor Giatti, è con un etnografo, con Giampaolo Borghi, che ci parlerà di qualcosa di interessante. Quindi cedo la parola a loro, prego.
Un saluto da parte del MAF che ho l'onore di rappresentare, un saluto particolare all'amico Massimiliano e ai ragazzi del Navarra che, a proposito di memorie e di ricordi, ho per loro un ricordo eccezionale in funzione del mio passato da ex presidente della Fondazione Navarra. Un plauso per questa iniziativa, credo importantissima, per far ricordare ai ragazzi, per fare in modo che non dimentico, che non dimentichino. E lo dico in un posto che per antonomasia è la culla e il generatore di ricordi e di memorie. Infatti il MAF al proprio interno conserva i ricordi della tradizione agricola, della tradizione di questo territorio. Ma di questo vi parlerà in maniera più completa il nostro collaboratore, il dottor Giampaolo Borghi. Grazie e una buona giornata a tutti, appunto dal MAF che, come vi diceva il Presidente, è un po' l'anima e la memoria storica del mondo rurale, non soltanto ferrarese, ma per estensione anche di carattere padano. Il MAF nasce attorno all'inizio degli anni 80, attorno al 1981, e proprio con questo scopo fondamentale di instaurare un rapporto culturale con le nuove realtà giovanili dei territori. Il bacino d'utenza del MAF supera abbondantemente la realtà territoriale ferrarese per prolungarsi anche in area bolognese per la parte, diciamo, delle campagne che uniscono Ferrara a Bologna e anche per la parte basso modenese e nell'area polesana. Questa realtà, noi in questo momento ci troviamo nella ricostruzione dell'osteria, la tipica osteria peraltro negli anni 40 del secolo scorso, che in qualche modo si contestualizza anche quella realtà prebellica che era tipica dei territori e in particolare dei mondi rurali, dei piccoli borghi rurali in essere in quegli anni. Perché anche la presenza del MAF in questa occasione durante la celebrazione appunto del giorno della memoria? Per una motivazione estremamente semplice, perché il MAF fin dalla promulgazione della legge istitutiva del giorno della memoria ha sempre seguito con particolare attenzione un aspetto che è comunque collegato e previsto nella stessa legge istitutiva. Mi riferisco alla realtà dell'internamento dei militari, alla prigionia politica, ai prigionieri di qualsiasi natura che in qualche maniera si erano ribellati ai tedeschi o non avevano voluto collaborare con i tedeschi, e in questa realtà appunto si è ripetutamente inserito il MAF. Senza dimenticare che il suo fondatore, quest'anno celebreremo il centenario della nascita, Guido Scaramagli, è stato autore di uno splendido volume memoriale dal titolo L'ultimo fronte, che faceva proprio riferimento alla vita, ai rischi, alle tensioni, alle paure, per il passaggio dei vari fronti, dico vari perché dal dominio tedesco, austriaco c'era la situazione anche, diciamo, dei pericoli legati agli anni anche della lotta partigiana, quindi problemi anche e paure dal punto di vista proprio della vera e propria sopravvivenza, e quindi anche questo volume fu un contributo notevole alla vita quotidiana in questi territori. Poi in collaborazione con il Centro di Documentazione Storica e il Centro Etnografico del Comune di Ferrara, noi abbiamo curato e diciamo caldeggiato la pubblicazione di una ricercatrice, insegnante dell'Istituto del Liceo Ariosto di Ferrara,
Marisa Chiarion Roncarati, che ha pubblicato il primo volume in assoluto per il territorio ferrarese legato agli IMI, ovvero agli internati militari italiani. Il titolo di questo volume è Gli italiani del silenzio, che peraltro venne edito da una casa editrice a valenza nazionale, l'EDS, e che aprì, fu in qualche modo l'apripista delle modalità con cui nel corso degli anni poi si è venuto via via approfondendo la figura dell'IMI, dell'internato militare italiano, e la sua contestualizzazione nell'ambito del contributo della popolazione ferrarese. Poi, accanto a queste modalità, noi abbiamo ripetutamente collaborato ad altre realizzazioni. Ne cito tra le altre un memoriale di prigionia durante la guerra in Russia da parte di un maestro elementare di Codigoro, e questa è un po' la nostra chiave di lettura, cioè ragionare nella logica rovesciata di un mondo culturale che in qualche maniera aveva un punto di riferimento nelle campagne, quindi un rovesciamento del ruolo, una proposta che dalla campagna e dal mondo rurale partiva e si irradiava verso le realtà più urbane. E il maestro elementare in questione si chiamava Beniamino Biolcati, era una figura estremamente nota nell'ambito del mondo rurale del Basso Ferrarese, e pubblicò questo volume, fui tra i curatori assieme al figlio Maurizio, pubblicò con il titolo Diario di guerra di un soldato codigorese. Più che diario, si trattava di microscopici appunti che aveva assemblato recuperando in maniera fortunosa pezzi di qualsiasi genere, carta di qualsiasi colore, e scrivendo in maniera, non so come facesse, in maniera talmente microscopica che dovemmo per decifrarlo lavorare parecchio tempo alla sua situazione. Si trattava in particolare della dura vita quotidiana all'interno di un campo di concentramento in Russia, quindi lontano migliaia di chilometri da casa, con le incertezze ovviamente del caso, la insicurezza perenne, i problemi legati a qualsiasi attività che quotidianamente si poteva affrontare a casa. Per lui, faccio un esempio anche in questo caso, era una giornata di festa il riuscire, quando si poteva, a farsi la barba, e il riuscire in qualche modo a colloquiare con gli altri commilitoni prigionieri, il tentare in qualche modo, era anche un valido suonatore di fisarmonica, peraltro poi al rientro a Codigoro si prodigò ripetutamente nell'ambito della musica, tant'è che il comune di Codigoro ha dedicato a Beniamino Biolcati la locale scuola elementare. Accanto a queste pubblicazioni, ripeto, ne abbiamo caldeggiato e appoggiate tantissime, ricordo anche una serie di contributi a carattere espositivo per quelle giornate, e anche momenti di carattere convegnistico di incontro all'interno appunto del calendario ufficiale del giorno della memoria. Si tratta di aspetti tutt'altro che secondari a nostro avviso, perché offrono un quadro estremamente significativo di una vita e di modi di vivere all'interno di una economia che in quegli anni era ancora di sussistenza e che in qualche modo, pur nelle difficoltà quotidiane della vita in periodo di guerra, consentiva di instaurare momenti di autentica solidarietà e aggregazione
nell'ambito della realtà del mondo popolare. Direi che confido intanto quando ci sarà la possibilità di poter visitarci, confido di vedervi anche e speriamo al più presto. Grazie. Grazie, grazie dottor Borghi, è stato davvero interessante il suo intervento, anche perché ha posto l'accento su qualcosa che non tutti conoscono, e quindi grazie davvero. Adesso nel nostro viaggio virtuale ritorniamo a Ferrara e diamo la parola al professor Vincenzo Gragnaniello, che si trova in centro e che vi accompagnerà in un itinerario bassaniano, in quella che sarà la prima tappa di questo itinerario. Immagino sappiate che Bassani è stato uno scrittore ferrarese importante per quello che riguarda le testimonianze legate a questa giornata, ma non anticipo nulla. Cedo la parola quindi al professor Vincenzo Gragnaniello e ai due studenti che lo accompagnano, che sono Andrea Bergami e Margherita Rella di Seconda B. Prego. Giorno della memoria. Tre parole per raccontare anni di sofferenza, persecuzione, paura. Il 27 gennaio siamo chiamati a ricordare la memoria delle vittime dell'Olocausto. Ma perché proprio il 27 gennaio? Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa aprirono i cancelli di quello che si può chiamare un inferno a cielo aperto, il campo di concentramento di Auschwitz. Siamo davanti alla biblioteca comunale, luogo dove nel 1937 Giorgio Bassani viene allontanato e gli viene imposto di non frequentare la biblioteca, poiché israelita. La vicenda venne poi raccontata nel romanzo Il giardino dei Finzi Contini. Passo la parola all'inviata Margherita. Il giardino dei Finzi Contini. Avevo avuto una bella idea, cominciai a raccontare, di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della biblioteca comunale in Via Scienze, un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio e dove mi sentivo un po' come a casa. Tutti molto gentili con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a lettere, il direttore dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere. Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano nei miei confronti con tale confidenza e familiarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. Dunque, mi dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca, se non che avevo avuto appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, che uno degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui 60 anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pasta asciutta e incapace di mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi d'andarmene, e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l'ottimo Poledrelli aveva spiegato, a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato di proposito ordini tassativi, ragione per cui aveva ripetuto facessi senz'altro il piacere di alzarmi e sgomberare. Quella mattina la sala di consultazione risultava particolarmente affollata di ragazzi delle medie. La scena era seguita, in un silenzio sepolcrale, da non meno di 50 paia d'occhi e da altrettante paia di orecchie. Allora, come avete potuto sentire, siamo di fronte alla Biblioteca Ariostea e questo brano tratto dal romanzo Il giardino dei Finzi Contini, scritto da Giorgio Bassani, parla proprio di questo avvenimento anche autobiografico in cui l'autore viene invitato ad uscire dalla biblioteca, viene cacciato dalla biblioteca perché siamo nel periodo in cui
c'è stata la promulgazione delle leggi razziali e quindi anche in Italia ci sono delle leggi scritte che vietano alle persone di religione ebraica di non poter frequentare le scuole, di non poter frequentare gli uffici pubblici e di non frequentare nemmeno la biblioteca. Quindi Bassani ci dice che praticamente dentro questa biblioteca lui era, e quindi anche il protagonista del romanzo, che è un po', lo stesso Giorgio, era studente di lettere. Dentro questa biblioteca lo trattavano come se fosse uno di famiglia. Addirittura ogni tanto gli consentivano anche di fumare una sigaretta. Quel giorno però c'erano stati dall'alto ordini tassativi. Il signor Giorgio doveva abbandonare la sala della biblioteca perché di origine ebraica. E quella giornata, purtroppo, dentro la biblioteca, oltre all'umiliazione di aver subito questa cacciata dalla biblioteca, Giorgio deve purtroppo anche subire l'umiliazione di della presenza di alcuni alunni delle scuole medie che vedono la scena e quindi è seguita quella scena da tante persone. Quindi questo episodio è ricordato nel brano Il giardino dei Finzi Contini ed è importante perché è un episodio che fa memoria, no? Noi oggi commemoriamo il giorno della memoria anche perché non è solo il 27 gennaio, il giorno in cui noi dobbiamo sentire la necessità di capire che cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale e anche prima, quando c'è stata la promulgazione delle leggi razziali, prima in Germania e poi in Italia nel 1938. Lo dobbiamo capire perché la conoscenza di questo episodio, la conoscenza di questa vita di Bassani, che in un certo senso viene cacciato dalla biblioteca, è per noi la conoscenza di un anticorpo, la conoscenza della possibilità di capire che è successo che in quel periodo qualcuno, solo perché di una etnia diversa, solo perché di religione diversa, venisse cacciato da un ufficio pubblico, venisse cacciato da una biblioteca. Primo Levi ci diceva che se è successo, può succedere ancora, quindi ci metteva in guardia, state attenti perché è successo. E se è successo, quello che tutti quanti noi consideriamo in un certo senso anche quasi inspiegabile, qualcosa di poco razionale, assolutamente potrebbe ancora riaccadere. Quindi ci servono gli anticorpi per riuscire a frenare la possibilità di eventuali possibilità che si creino appunto queste sacche di resistenza contro la possibilità del diverso di poter accedere a qualsiasi tipo di libertà. Quindi dobbiamo tenere presente che la diversità è qualcosa di fondamentale, che la diversità va rispettata. E vanno rispettati tutte le etnie, tutte le religioni, tutte le popolazioni, tutte le lingue che possono avere usi e costumi diversi. Il romanzo è il Giardino dei Finzi Contini e vi invito a leggerlo perché è un romanzo che è ambientato a Ferrara, scritto da Giorgio Bassani, a mio avviso uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento. I personaggi sono appunto il protagonista, che anche se non menzionato è abbastanza autobiografico, Giorgio. Il romanzo, poi, Il giardino dei Finzi Contini, è stato anche poi tradotto nella versione cinematografica dal regista Vittorio De Sica. E poi, altro personaggio emblematico del Giardino dei Finzi Contini è Nicole, la ragazza di cui Giorgio si innamora, il fratello di Nicole. Alberto, tutti e due che fanno parte di questa famiglia, i Finzi Contini, questa famiglia anch'essa ebrea, che nel momento in cui vengono chiusi il circolo del tennis, viene chiusa la biblioteca a
a questi ebrei e per cui allora è vietato l'accesso sia alla biblioteca che al circolo del tennis, quindi alle partite da tennis, loro aprono questa ricca villa che è dotata sia di biblioteca sia di campo da tennis e invitano tutte queste persone, tutti gli amici ebrei che erano stati cacciati dal club del tennis e dalla biblioteca ad accedere al loro campo da tennis privato e ad accedere alla loro biblioteca privata dove il protagonista continuerà gli studi per terminare la sua tesi. Quindi il giardino dei Finzi Contini come luogo in un certo senso rappresenta un po' un luogo della resistenza, dell'apertura contro la chiusura che invece è stata perpetrata dalle ignobili leggi razziali che sono state promulgate purtroppo anche in Italia. E vi lascio e vi auguro un buon proseguimento. Vi auguriamo un buon proseguimento. Ciao. Grazie davvero, grazie anche al professor Gragnaniello e ai due ragazzi che ci hanno resi partecipi di questo pezzo di storia che ci tocca particolarmente da vicino, credo, perché quando si parla di studenti che sono stati costretti dall'oggi al domani, provate ad immaginare, a dover lasciare i loro compagni, la loro scuola, le loro abitudini, i loro insegnanti, credo che sia qualcosa in cui riusciamo tutti ad immedesimarci con molta forza. Ed effettivamente a Ferrara sarà proprio così, saranno 70 i ragazzi ebrei costretti a non frequentare più le scuole pubbliche ferraresi a partire dall'autunno del 1938, dopo l'emanazione dei provvedimenti, cito, per la difesa della razza nella scuola fascista. E tra questi provvedimenti, come ha ricordato bene il professor Gragnaniello e i due ragazzi, c'era appunto anche l'espulsione degli insegnanti di razza ebraica ed il divieto di iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per gli studenti ebrei. Quindi direi che è stata una testimonianza molto significativa anche questa. Ma noi adesso possiamo proseguire questo nostro itinerario. Vi avevo detto all'inizio che avremmo viaggiato all'interno del nostro territorio, quindi siamo stati a San Bartolomeo col MAF, siamo stati a Ferrara e adesso ci spostiamo a Bologna. A Bologna c'è il professor Paolo Ceffardini, che è un nostro insegnante di religione che alcuni di voi certamente conoscono, ed è accompagnato da Sofia Lamberti, della classe quinta C, e da Francesco Arcadipane, della classe quinta E. Se mi sentono, possono prendere la parola, loro si dovrebbero trovare nel ghetto antico di Bologna. Mi sentite, Paolo? Sì? Benissimo, ti vedo. Buongiorno a tutti, intanto dovreste vedermi, siamo proprio in centro a Bologna e siamo esattamente in strada maggiore 13 e se vedete abbiamo, cambio un attimo con la telecamera, datemi un secondo solo che siamo attivi anche con i vostri compagni, ve li faccio vedere così, faccio prima così... E sono proprio qua. Ci troviamo in strada maggiore 13 perché c'è una installazione un po' particolare. A Ferrara non ci sono. Abbiamo deciso di partire con il nostro giro proprio qui. Ma vi lascio direttamente tutto con Francesco mentre io vi mostro di che cosa si tratta. Vai Francesco, tutto tuo. E vi stiamo mostrando le pietre d'inciampo, un monumento di Gunther Demming. E questa iniziativa è iniziata nel 1995 e consiste nell'installazione di queste pietre nel quale ci sono scritti i nomi delle famiglie deportate ebree. A Bologna troviamo 5 di questi monumenti. Uno è proprio questo e qua troviamo il nome della famiglia Calò. E la famiglia Calò, come possiamo vedere... È una delle famiglie più numerose di Bologna, ebree, dei tempi. E queste pietre sono circa 70.000 in tutto il mondo, sparse per 2.000 città.
Questo è il monumento di inciampo e le caratteristiche di queste pietre non è proprio l'inciampo a livello fisico, ma l'inciampo visivo, così da riportare alla memoria ciò che è successo negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. Prendo la parola io, perché adesso in realtà, mentre continuiamo con la spiegazione, vi facciamo anche il tour, cercheremo di essere velocissimi e di stare nei tempi, perché come vedete siamo esattamente a ridosso delle due torri, lo potete vedere in questa nella ripresa che vi sto facendo, e siamo a pochi metri da quello che era il ghetto ebraico. E vi do intanto due indicazioni, intanto che ci spostiamo, perché il ghetto ebraico era in realtà non il ghetto della Seconda Guerra Mondiale, quando gli ebrei in realtà si trovavano in un'altra zona di Bologna, ma in realtà era il vecchio ghetto medievale. Medievale perché gli ebrei vengono in realtà scacciati da Bologna alla fine del 1500, e fino al 1500 vivevano esattamente sotto le due torri e in una zona ben delimitata. Tra pochi secondi vedremo anche l'ingresso di questo ghetto. Dal 1500 vengono scacciati e vengono obbligati a trasferirsi o a Ferrara, quindi Cento, oppure Modena. Moltissimi degli ebrei di Bologna si muoveranno verso Cento, perché era comunque quella più la località più vicina. Quindi troviamo grande testimonianza di ebrei di Bologna che in realtà poi si trasferiscono e continuano a vivere verso Cento. Adesso abbiamo anche un po' di autobus che passano, quindi cercheremo di non farci investire direttamente dagli autobus che passano, però l'ingresso lo abbiamo proprio davanti a voi. Quella stradina che vedete è l'ingresso del vecchio ghetto ebraico. Ovviamente non c'è più nessun cancello, ma dovete immaginare che qui una volta era presente un cancello che si apriva all'alba e veniva chiuso al tramonto, quindi gli ebrei avevano libertà di ingresso esattamente dove ci troviamo noi ora. C'era il cancello, non abbiamo più segni in questo caso, ma potevano uscire durante il giorno, ma rientrare dovevano essere tutti dentro durante la notte. Ci muoviamo adesso, così dopo passo la parola anche a Anna, che è qui con noi, li vedete dietro di me. Entreremo nei vicoli del ghetto di Bologna e passeremo proprio per via dell'inferno. Le strade sono molto strette, ovviamente, siamo nella zona medievale di Bologna e qua siamo proprio nel cuore del vecchio ghetto ebraico. Passo la parola direttamente a Anna, così ci racconta lei proprio della via in cui ci troviamo mentre continueremo a muoverci. Oddio, aspetta. Allora, ciao a tutti, questa è Via dell'Inferno, una via che ai tempi, quando c'era il ghetto, era chiusa da due cancelli, e questa è una via lunga e stretta, dove qui si concentrava tutta l'attività delle persone ebree, e questa via era già presente già prima dell'arrivo degli ebrei, e aveva questo nome già da molto tempo prima, e non era legato di certo alla presenza degli ebrei, perché in pratica in questa via c'erano, diciamo che era il luogo dove si svolgevano i lavori pesanti col fuoco,
e questo, diciamo, questo, la, questi, questi lavori hanno preso il nome da questi lavori. E poi se andiamo più avanti, qui troviamo, diciamo, noi adesso ci troviamo al centro della, del ghetto ebraico, siamo nella via, siamo nella via comunque principale, dove a essa sono connesse diverse strade secondarie, ma qui siamo proprio al centro del ghetto e troviamo una lapide dove, dove c'era l'ultima sinagoga ebrea presente dentro a questo ghetto, prima della, dell'esportazione degli ebrei e prima che questa sinagoga venne distrutta per farci degli edifici. E in questa lapide troviamo anche, diciamo, troviamo l'anno in cui gli ebrei sono stati cacciati da Bologna direttamente. Adesso ve la facciamo vedere velocemente perché siamo arrivati. La vedete sopra di noi. Non si può leggere, non si legge bene, però nel 1593 gli ebrei da qui sono stati espulsi e sinagoga è stata chiusa e adesso abbiamo delle abitazioni normali, assolutamente per uso privato. E la sinagoga nuova in realtà è stata ricostruita dopo la caduta di Napoleone, quindi siamo nel 1800 in una zona non distante da qua, che è via Ugo Bassi, siamo davvero a 200-300 metri dalla nuova che è stata costruita alla fine del 1800. E, tra l'altro è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, però ricostruita sul suo vecchio stile. E, l'altro cancello, c'erano due ingressi, e lo vedete non, alla fine di questa strada, sulla destra, c'era un vecchio cancello che chiudeva l'altro ingresso del, del ghetto, quindi c'erano due passaggi e tutte le altre strade erano in realtà strade chiuse, quindi non c'era possibilità di movimento. Adesso nel corso degli anni ovviamente le hanno aperte. Da qui numerosi, scusate per il rumore del camion che stanno passando ovviamente adesso, e da qui numerose famiglie sono tornate poi a vivere anche durante la Seconda Guerra Mondiale, come la famiglia Calò, che non era distante da qua, sono state costrette a scappare. Dico solo alcune note, visto che ho ancora qualche minuto, su Bologna, perché appunto Bologna ha sempre avuto durante la Seconda Guerra Mondiale la fama di una città che ha sempre aiutato gli ebrei. Dovete pensare che nella notte tra nei primi raid che ci furono nel 1943, nelle notti tra il 7 e il 13 novembre del 43, l'esercito tedesco, le truppe dell'SS tedesco contavano di catturare i 400 ebrei che vivevano qui a Bologna, ma in quelle cinque notti soltanto una quarantina furono prese, proprio perché i cittadini di Bologna, venuti a sapere tramite ovviamente reti di spionaggio che sarebbero avvenuti questi raid, avevano informato le famiglie ebree che erano riuscite a scappare, appunto come la famiglia Calò che prese, lasciò la propria casa e si rifugiò sull'Appennino. E lì sull'Appennino la storia è particolarmente complicata per loro, perché avete visto erano sei figli con una solo con la madre, e il padre era morto qualche anno prima, non per cause dovute alle persecuzioni, quindi perdendo il proprio lavoro, perdendo la propria comunità che li aiutava, si sono trovati a dover gestire una situazione di vita sull'Appennino non particolarmente facile. Furono direttamente loro a consegnarsi alle truppe dell'SS sperando di essere graziati. Dovete immaginare che queste persone non avevano cibo, non avevano più nessuno che potesse aiutarli, erano talmente disperate da consegnarsi loro direttamente nelle mani delle SS sperando
nella grazia. Così non avvenne. E loro, come tanti altri, furono presi, portati ad Auschwitz, e soltanto uno dei sei fratelli riuscì effettivamente a entrare ad Auschwitz. Gli altri furono, una volta scesi dal treno, furono portati direttamente nelle camere a gas. Quindi capite come la situazione per loro era altamente, altamente drammatica. Ci sarebbero davvero tanti altri episodi da dire, però insomma speriamo che il tour che vi abbiamo fatto in questi 15 minuti sia stato gradimento vostro. Ovviamente confidiamo nella ripresa dei giri che potremo fare, allora vi inviterò, vi porterò io personalmente a farvi vedere anche tutti gli altri posti legati alla memoria qui di Bologna. Quindi intanto vi salutiamo, così diamo la parola anche agli altri, e ci rivediamo per i prossimi collegamenti. A presto. Grazie, grazie mille anche al professor Paolo Ciaffardini e a Sofia e a Francesco che ci hanno portato fino a Bologna e hanno avuto anche il merito di evidenziare quello che è stato il legame fra queste due città, tra la nostra, tra Ferrara e Bologna, per quanto riguarda la presenza ebraica. Effettivamente la presenza degli ebrei a Ferrara si dipana lungo l'arco di circa 7 secoli. I primi insediamenti risalgono attorno all'anno 1100, ma sarà proprio nel 400, grazie agli Este e alle loro politiche particolarmente illuminate, che la comunità ebraica si ingrandirà. Si ingrandirà, accoglierà degli esuli anche da altri paesi, in particolare ebrei spagnoli, professionisti, stampatori, mercanti, medici. E nel 500 poi, il 500 fu il secolo d'oro della comunità ebraica a Ferrara. Nel 500 Ferrara sarà proprio il centro della cultura ebraica in Italia e si apriranno diverse sinagoghe, fra cui quella in cui poi, che abbiamo visto anche questa mattina, la sinagoga di Via Mazzini. Gli ebrei potranno continuare a restare a Ferrara e a prosperare a Ferrara fin tanto che ci saranno gli Este, in particolare il marchese Niccolò III, i suoi figli Leonello e Borso, che accorderanno agli ebrei diversi privilegi, diversi decreti, anche per poterne favorire le attività economiche, come i banchi di prestito, eccetera. Ma il declino di questa politica di accoglienza delle comunità ebraiche si avrà, come potete immaginare, nel momento in cui Ferrara, nel 1598, tornerà allo stato della Chiesa. Questo momento, quindi il passaggio di Ferrara allo stato della Chiesa nel 1598, farà sì che inizierà la decadenza della comunità ebraica, mentre inizieranno a moltiplicarsi delle limitazioni, delle proibizioni, che tristemente culmineranno con la segregazione della comunità ebraica nel ghetto. Questo, il ghetto è nella zona di allora via Sabbioni, adesso via Mazzini, via San Romano, l'attuale via Vittoria. Questo avvenimento infamante della segregazione della comunità ebraica nel ghetto avverrà nel 1627 e la chiusura durerà oltre un secolo. Con l'unità d'Italia la segregazione cesserà, ma poi ci approssimiamo agli avvenimenti del Novecento che stiamo ricordando adesso.
Ma ho chiacchierato troppo, quindi cedo nuovamente la parola ai nostri prossimi inviati, che sono al MEIS. Al MEIS troviamo il professor Quirico, che ci parlerà di questo museo unico in Italia e anche della mostra temporanea che è allestita in questo periodo. Per cui, senz'altro, cedo subito la parola al professor Quirico, accompagnato dal professor Di Bernardo. Siamo già collegati quindi con le classi dell'Istituto Navarra, le nostre prime e la seconda C. Buongiorno ragazzi, si termina con questo appuntamento al MEIS, il giro di conoscenza della cultura ebraica in un museo. È un museo molto particolare che è stato realizzato all'interno di quello che è stato il carcere di Ferrara, che ha concluso la sua attività negli anni 90 per essere poi trasformato a partire dal 2011 in un museo. Qui siamo all'interno di una mostra che oggi io vi guiderò in alcune sale, quelle che riusciremo a vedere, non tutte, che ci illustreranno questo viaggio che è stato percorso da due famiglie, una cristiana, italiana, residente a Roma, un'altra sempre residente a Roma in Trastevere, di origine ebraica. È un viaggio che inizierà con dei filmati d'epoca che raccontano una vita felice e gioiosa di queste famiglie e dei loro figli, e poi per la famiglia ebrea si concluderà tragicamente attraverso le leggi razziali e le persecuzioni nei campi di concentramento ad Auschwitz. E qui vi potete vedere il filo spinato che evoca il campo di concentramento e il luogo di reclusione e poi di sterminio. Adesso con me potete venire in altre sale dove potremo appunto vedere altri ambienti e seguire attraverso questo percorso questa bellissima installazione che rievoca attraverso i binari del treno, le rotaie del treno, il viaggio che è stato percorso da questa famiglia verso i campi di sterminio. È un'installazione di un artista contemporaneo che si chiama Caravan. Venite con me ragazzi nella sala successiva. Mentre ci avviciniamo all'ultima sala di questo breve percorso che faremo questa mattina, vi volevo parlare anche, perché questo museo è un museo che nasce non con una collezione di oggetti stabile, permanente, ma soprattutto nasce con l'intento di raccontare delle storie. E una piccola storia ve la volevo raccontare anch'io. Questo penitenziario ospiterà, se mi concedete questo termine, lo scrittore Giorgio Bassani, di cui avete sentito nei collegamenti precedenti raccontare dai nostri ragazzi e dal professor Gragnaniello leggere alcuni brani dei suoi racconti. Ebbene, Giorgio Bassani nel 1943, esattamente nel maggio, viene arrestato attraverso una serie di delazioni che erano arrivate alla polizia segreta, che allora si chiamava Obra, e aveva proprio il compito di colpire, di individuare gli oppositori al regime fascista e poi di arrestarli. Era proprio quindi recluso in questo ambiente, che adesso è appunto il museo, nel 1943, dal maggio a luglio. Fortunatamente per lui fece alcune scelte di vita molto importanti, tra cui un matrimonio proprio in quegli anni, che lo portarono poi a lasciare Ferrara e proseguire il suo percorso di fuga a Firenze e poi a Roma. La fuga, il viaggio, è un altro degli aspetti che caratterizzerà un po' e che caratterizza in maniera diversa, in modi diversi, la cultura ebraica. Vedete ragazzi, mi trovo in quella che è una classe che è stata ricostruita in maniera virtuale all'interno del museo, dove vediamo dei vecchissimi banchi, non sono quelli che abbiamo adesso noi nelle nostre scuole, sono i banchi con ancora il calamaio, ci scriveva appunto con la penna e il pennino. Però cosa
rappresenta questa immagine? Rappresenta una classe come le nostre, che ogni mattina al suono della campanella entra in un'aula, si siede e condivide le emozioni, le gioie, le sofferenze che possono essere quelle di una mattina qualunque di scuola, in una scuola italiana. Però dal 1938 in poi, in alcune di queste classi, alcuni bambini come voi cominciarono ad essere mano a mano esclusi, emarginati e allontanati dalle classi, dalle scuole. Fu anche il caso di Bassani, non solo i bambini delle scuole elementari, anche dall'università, gli stessi docenti ebrei vennero allontanati. Iniziò proprio quel percorso di discriminazione che portò alle persecuzioni e quella che era l'immagine iniziale di questo collegamento, quella proprio dello sterminio che fu attuato dal regime nazifascista durante gli anni dal 1900, negli anni 40 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non so, Valentina, come tempi, se ci sono dentro. Ci sei dentro, credo. Benissimo, Nicola. Puoi prenderti anche altri 5-6 minuti, 10. È davvero interessante il tuo percorso. Pure. Ti ringrazio. Anche emozionante. Sì, con questa immagine chiudiamo quello che è il percorso della visita, che avrebbe sarebbe poi proseguita con filmati, ma che ovviamente oggi non possiamo vedere e darvi la possibilità di illustrare. Abbiamo anche dei documenti che raccolgono questa mostra. Pensate alla pagella, la pagella di questi bambini. Abbiamo anche i documenti di questo trasporto che veniva fatto, dove appunto gli ebrei venivano considerati non più come esseri umani, ma come merce da trasportare. C'è un carro, c'è un documento che adesso non riusciamo a farvi vedere un po' perché è in una bacheca spenta, dove proprio parla che abbiamo caricato nei carri 1000 ebrei, quasi fossero 1000 colli da consegnare, e non era una consegna di Amazon, ecco, è una consegna che andava destinata a un campo di sterminio. Beh, io concluderei ancora con un brevissimo cenno a quello che oggi non possiamo vedere in questo museo, che appunto è ancora in continua fase di allestimento di iniziative e soprattutto di dialogo. Gli altri due aspetti che oggi non abbiamo potuto farvi vedere è la storia degli ebrei legata alla loro presenza in Italia, che nasce in un tempo lontanissimo, ancora all'epoca dei Romani, ma questa sarà l'occasione magari di una nostra prossima visita, spero in presenza con la nostra scuola, quando questa situazione pandemica ce lo consentirà, che appunto in questo momento abbiamo i musei chiusi e solo in via eccezionale oggi noi siamo potuti entrare con i nostri mezzi, le nostre telecamere. Quindi vi saluto, vi invito appunto, e invitiamo anche gli altri nostri colleghi, docenti con le loro classi, a tornare insieme, come facevamo negli anni passati, a ricordare insieme e a dialogare con voi su questi episodi della storia dell'Italia molto recente. Grazie Valentina, grazie a Giuseppe che mi sta dando la possibilità di parlarvi attraverso il suo cellulare, e se avete domande a me o a Valentina, io avrei terminato. Grazie a voi, grazie Nicola, grazie Giuseppe, restate pure collegati, perché se i ragazzi avranno delle domande potrete rispondere. È stato davvero emozionante il vostro intervento, e ci ha portato dentro questo museo, e speriamo davvero di poter tornare, come dicevate voi. Vi chiedo gentilmente di chiudere l'audio, Giuseppe. E Nicola. Ecco, abbiamo chiuso adesso il collegamento, lo dico a Giuseppe perché deve avere il feedback anche lui da me. Esatto, quindi può chiudere, benissimo, vi ringrazio. Bene ragazzi, credo che sia stato davvero un percorso significativo, che vi abbia potuto aiutare a comprendere alcuni aspetti di ciò che vogliamo ricordare oggi. È una giornata della memoria. E ricordare è importante, davvero ricordare è quello che ci ancora non solo al passato ma al presente, e
La senatrice Liliana Segre, che credo conosciate tutti, è stata deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, ha detto: coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Ecco, io credo che queste parole siano assolutamente condivisibili e che possano rappresentare una buona, una giusta conclusione rispetto al percorso. Vedo il preside che ha alzato la mano, quindi mi diverte molto cedergli la parola come se fosse un mio alunno. Prego, preside, chiude. Preside, al microfono chiuso. Il microfono chiuso. Vero. Stavo dicendo, sono un eterno alunno, per cui sono contentissimo di essere un vostro studente in questo momento, perché nella vita ogni giorno c'è qualcosa da imparare. E devo dire che questa è una giornata della memoria diversa dalle altre, per un motivo molto semplice, perché ogni anno che passa il periodo che noi ricordiamo si allontana. Di conseguenza c'è uno stacco generazionale, cioè non possiamo, una volta si poteva dire i miei genitori hanno vissuto quel momento, adesso non si riesce neanche più a dire i nonni, bisogna ricordare i bisnonni, eccetera, eccetera. Quindi sempre più lontano. E magari qualcuno si interroga sull'utilità di questa memoria, perché devo ricordare questa cosa? A maggior ragione, il periodo che stiamo vivendo, quello della pandemia, per intenderci, con tutte le limitazioni che lo caratterizzano e che viviamo sulla nostra pelle quotidianamente, e non parlo solo del fatto di essere avere lezioni a distanza, ma anche la mascherina, tutti i condizionamenti, anche psicologici, il fatto del tracciamento, i tamponi, tutto il resto, la paura di cadere in quarantena, comunque l'evidenza del coprifuoco, tutte cose che sembravano impossibili, ecco, anche solamente un anno fa di questi giorni, perché ci sentivamo sicuri, protetti dalla nostra civiltà, dal nostro progresso, e oggi ci rendiamo conto che è possibile, perché lo stiamo vivendo, cioè la nostra forza, emblematicamente, non so se conoscete la storia del Titanic, il famoso transatlantico che nel 1912 inaugurò il suo primo viaggio con questa traversata transatlantica, e che era il simbolo della forza dell'uomo, che però emblematicamente va a scontrarsi contro la forza della natura, contro l'iceberg, cioè un gigante di ghiaccio che nasce dalla natura, non dall'uomo. Ecco, la forza dell'uomo viene ridotta in questo scontro con la forza della natura. Ecco, emblematicamente queste tre immagini si rincorrono, cioè la gravità di questa scelta politica, morale, pesantissima, che pesa su tutta l'umanità, dei tedeschi e poi dopo degli italiani, di emanare leggi contro la razza, come se ci fosse una razza ebraica, per una scelta religiosa, per una scelta morale, ecco. Italiani come noi, persone come noi, del tutto simili a noi, che improvvisamente vanno a morire. Così come andavano a morire quelle persone che erano sul Titanic, e come rischiamo anche noi oggigiorno i nostri cari, se non vengono prese seguite alla lettera le disposizioni di sicurezza e salute. Ecco, oggi la giornata della memoria ha più senso, perché sulla nostra pelle capiamo cosa vuol dire il rischio, no? Cioè tutto quello che ti sembrava normale, la libertà, non è più scontata. Anche oggi non è più scontato, non è che posso dire
vado a prendere un caffè al bar? Non posso. Posso dire vado a Bologna. Noi stessi per organizzare questa giornata abbiamo dovuto fare qualcosa di straordinario, perché voi sapete che non si possono fare le uscite, cioè non ci possono essere uscite scolastiche. Allora vi direte, allora perché i ragazzi sono fuori? Perché abbiamo creato un progetto di scuola-lavoro. Cioè, oggi i vostri compagni e noi tutti stiamo realizzando il percorso che viene chiamato PCTO. C'è un percorso di alternanza scuola-lavoro. Perché? Perché da quest'anno c'è la valutazione sull'educazione civica. Quindi capite anche cosa abbiamo dovuto creare per mantenere la memoria. Perché se non facevamo questo, i ragazzi che sono a Bologna, i ragazzi che sono davanti alla biblioteca Ariostea venivano fermati e multati. Venivano i carabinieri da me. Vi rendete conto? Cioè, queste sono cose reali. Mentre l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, quando si parlava della giornata della memoria, si parlava di qualcuno che è magari molto, molto lontano da noi, perché 20 anni fa, quando si ricordavano questi momenti, potevamo avere diverse persone che avevano vissuto direttamente. Adesso è sempre più difficile, perché siamo nel 2021. Però, quanto stiamo vivendo oggi, la pandemia, il coronavirus e tutte le sue limitazioni, improvvisamente portano gli eventi efferati della Seconda Guerra Mondiale più comprensibili, perché li leggiamo alla luce di quanto viviamo quotidianamente. Voi capite che l'investimento, che quindi lo sforzo che la Scuola Navarra ha realizzato adesso, dei magnifici insegnanti, perché veramente avete dei magnifici insegnanti, è importantissimo, perché la vera scuola è quella che ti dà la possibilità di liberare la tua mente a livello di giudizio critico, cioè fare delle scelte. Voi potete scegliere di studiare o non studiare. Voi potete scegliere di rispettare il regolamento o non rispettarlo. Voi potete scegliere di comportarvi decentemente con i compagni oppure no, con gli insegnanti oppure no, con l'altro da sé oppure no. Ecco, noi dobbiamo creare una scuola diversa, e grazie a questo meraviglioso progetto ve ne diamo esempio. La scuola diversa sta nel fatto che noi non vi dobbiamo dire solamente studia da A, apri il libro da A. Noi dobbiamo aprire la mente, dobbiamo aiutarvi a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché le vostre scelte determineranno il successo e la realizzazione vostra e di tutta la comunità. E questo è quello che è chiamato a fare la scuola oggi. Mentre quei ragazzi che voi vedevate emblematicamente all'interno del MEIS, seduti in quei tavoli, seduti in quei banchi così vecchi, così lontani da noi, affrontavano una scuola di tipo diverso, oggi con internet, con tutte le comunicazioni, media, possibilità di accesso alla conoscenza che abbiamo, diverse dalla scuola, possono appunto dare a noi possibilità di apprendimento diverse. Oggi la scuola è chiamata soprattutto a creare una persona morale, che significa una persona, un cittadino, che abbia consapevolezza di ciò che è giusto e che è sbagliato. Quindi a questo punto la scelta tra studiare e non studiare porta con sé tutta un'altra serie di conseguenze. Cioè, se io studio, imparo, entro in una condizione di conoscenza di me stesso che mi permette di poter essere sempre incidente nella vita, nella contemporaneità, cioè di contare, di essere qualcuno. Una volta questo era meno evidente, ma oggi, se non impari, rimani indietro, scollegato dalla realtà. Quello che vediamo oggi è che se non c'è un collegamento continuo ad internet, se non c'è un collegamento continuo ai canali di comunicazione,
tu in una settimana rimani tagliato fuori da tutto, lo vedo anch'io, continuamente mail, continuamente WhatsApp, eccetera, comunicazioni su quello che devi fare da ieri ad oggi, da un'ora all'altra. Ecco, tutto questo comporta un continuo apprendimento, cioè uno scollamento dalla realtà nasce nel momento in cui decidi di chiuderti. Allora, l'apertura si evidenzia nel momento in cui si fanno delle scelte. La scelta, la prima scelta, è quella del comportarsi bene, cioè di aver rispetto dell'altro. Primo Levi, grande scrittore, diceva questo: non ricorderemo, non dovremo più ricordare, come facciamo appunto oggi con la giornata della memoria, nel momento in cui tutti i diritti umani di tutte le popolazioni del mondo, nel momento in cui verranno rispettati. Vi rendete conto quanto c'è ancora da fare? Ieri sera ero collegato insieme ai ragazzi del corso serale una lezione, un incontro con il dottor Govoni della Croce Rossa, lavora in Africa e raccontava delle cose terribili, guerre ovunque, non ci sono soldi ma ci sono per comprare le armi, che sia una cosa che è costosa è proprio la guerra. Ecco, e per estensione la giornata della memoria è un impegno per noi a rispettare non solo gli ebrei, ma quelli che hanno un altro colore, rispettare le donne, rispettare chi ha inclinazioni sessuali diverse dalle nostre, perché siamo tutte delle persone, cioè siamo tutti degni di quei diritti, e cioè portatori di quei diritti che dovremmo acquisire di fatto nel momento in cui nasciamo, e che ci portano ad evidenziare con la massima attenzione la regola aurea. Ricordatevi la regola aurea: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi capite, la giornata della memoria è qualcosa di molto più ampio, perché racchiude l'idea di una scuola diversa, racchiude l'idea di scelta, racchiude l'idea del rispetto dell'altro. Quindi quello è la giornata nella quale noi ci fermiamo a pensare su quello che noi siamo e dobbiamo essere verso di noi e verso gli altri. Grazie per la meravigliosa esperienza. Io purtroppo riesco a partecipare solo al primo evento, perché tra 20 minuti mi devo collegare col direttore generale per una serie di decisioni che dobbiamo prendere. Grazie per questo meraviglioso momento di scuola che devo a voi tutti, e in particolare a quei meravigliosi insegnanti che rappresentano emblematicamente il meglio della scuola italiana. Grazie. Grazie a lei, preside, davvero come sempre per coinvolgerci e per le sue parole che sono sempre così, così emozionanti e così vicine a noi e al nostro sentire. Bene, abbiamo ancora pochissimi minuti. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, ai nostri inviati oppure a noi, può prendere la parola oppure scriverlo in chat. Ok, diversamente, allora a me non rimane altro che ringraziare le classi prime che si sono collegate con noi e la classe seconda C, ringraziare i colleghi, i ragazzi che da casa e da scuola hanno voluto partecipare e arricchire questa esperienza, e augurare a voi che siete in prima e in seconda di poter, come ha detto giustamente il preside, continuare nel nostro percorso educativo e di coinvolgimento anche nei prossimi anni, con esperienze che speriamo siano sempre più reali e meno virtuali di questa. Quindi un saluto a tutti e buon proseguimento, e ancora grazie. Arrivederci.